L'amore è come il morbillo, ci dobbiamo passare tutti. Il punto è che nessuno prende più il morbillo e nessuno si innamora più. L'amore è come un bellissimo fiore che dobbiamo andare a cogliere sull'orlo di un precipizio. Ma abbiamo tutti paura di arrivare sull'orlo di un precipizio. Abbiamo tutti paura di soffrire per amore. Allora l'unica cosa che veramente abbiamo è l'amore che diamo. In quale misura? Nell'amare senza misura. Guardateci, guardateci. Abbiamo tutti una sete, una fame che non riusciamo mai a gestire. E non è fame di pane, non è sete di acqua. La possiamo colmare solo con l'amore. Certa gente, è chiaro, non riesce a trovare neanche il segno sullo scotch. Figurati se riesce a trovare l'amore. Ma bisogna andare avanti. Ormai noi non ridiamo più a crepapelle. Moriamo ogni giorno sempre di più di questa agonia che ci acchiappa, di questo terrore, specie di questi tempi. Non siamo sopraffatti dallo stupore. Delira il cervello e non delira il cuore. Non c'è nessun tipo di estasi. L'amore è un'erba selvatica e spontanea, non è una pianta da giardino. Ecco, questo è un esempio dell'amore, della comunanza, della collettività, dell'abnegazione, anche della fratellanza, tutti insieme. Ma non si può fare, ci sono le restrizioni, c'è il Covid, c'è l'infezione. Questa è Milano, ma ci sono foto simili a Napoli. Ci sono foto simili a Roma, magari cambia il paesaggio, è più stretto, è più largo. Qua siamo in una piazza centrale di Milano, quindi è molto largo. Magari a Napoli è più stretto, non si può fare. Allora anche il Codacons vuole inaugurare il 2021 auspicando che sia un 2021 molto bello, così come è bella l'Italia. E che cosa fa? Fa un calendario sulla bellezza dell'Italia. Il paesaggio? No. La letteratura? No. Le cose architettoniche, storiche? No. Un nudo. Il nudo. Ma è possibile che nel 2020 ci siano ancora persone bigotte e moraliste che abbiano da ridire su un nudo? Bigotte, come quelle persone che hanno uno zelo eccessivo per le cose esterne e poi invece all'interno sono chiusi, sono superficiali, sono radical chic. Se le foto di questi nudi che appaiono nel calendario Codacons 2021 le avesse fatte Helmut Newton, morto il 23 gennaio 2004, vi ricordo Helmut Newton è un fotografo, un esperto del nudo femminile, tutti lì a... ad applaudire, a manifestare questo calore sulle mani per gli applausi. Invece le foto le ha fatte Tiziana Luxardo, a cui vanno i miei personali complimenti. Il calendario del Codacons non va bene, perché c'è il nudo. Allora l'amore, come fai a trovare l'amore e a colmare la sete di questo periodo? San Gennaro, neanche San Gennaro ha fatto il miracolo. Tre porti all'anno, maggio, settembre, dicembre, sono tre momenti in cui per San Gennaro significano qualcosa. In uno di questi, per esempio, il martirio, in altri la nascita, non c'è stato il miracolo, il sangue non si è liquefatto a dicembre. Allora lì il finimondo, il vespaio, il putiferio, gente allarmata, gente terrorizzata. Si dice che una delle ultime volte in cui San Gennaro non ha fatto il miracolo è stato un 19 settembre di 40 anni fa, 1980, e poi il 23 novembre dell'80 si è accaduto il famoso terremoto dell'Irpino, ahimè, e della Basilicata. San Gennaro non ha fatto neanche questa volta il miracolo perché il sangue qualche giorno fa non si è liquefatto. Anche il sangue dei santi, anche i santi restano impietriti di fronte a questa gente che sbraita, a questa gente che vaticina, che pulpita, che pontifica. Siamo il paese di Pulcinella, come ha detto Pietro Treccagnoli, come dissi in una pillola scorsa. Neanche il sangue di un santo si è liquefatto di fronte a queste persone. Invece, secondo me, il miracolo è proprio questo. Il miracolo c'è stato quest'anno. Proprio non essendoci la liquefazione del sangue, c'è stato il miracolo. Il sangue è rimasto solido proprio per dire che di fronte a queste persone anche i santi non riescono a fare quello che devono fare. E poi guardate il tweet che ci propone Fanpage sulla von der Leyen, Ursula von der Leyen, che è la presidente della Commissione Europea. Von der Leyen dice: l'Europa comincerà insieme, sta parlando dei vaccini, la Pfizer ha pronto questi vaccini, arriveranno tra fine dicembre e inizio gennaio, si cominceranno le prime vaccinazioni con le persone che hanno necessità, nel giro di una settimana partiremo tutti insieme. Ancora una volta si parla di unità, di abnegazione, di fratellanza, questo stare insieme come stormi di uccelli che volano nel cielo tutti insieme, come mandri di buoi che camminano nelle grandi praterie americane. Questo mi fa venire in mente la von der Leyen. Dov'è l'amore? Diceva Massimo Troisi, giustamente, pensavo fosse amore, invece era un calesse, ci ho messo tempo per capire cosa volesse dire. L'amore è una cosa veramente importante, altro che il calesse.
Angelo Ciocca, memorizzate questo nome, è un eurodeputato leghista. Sono successe due cose su di lui, ha fatto due dichiarazioni. Parto dall'ultima, quella di qualche giorno fa. Ha detto: vale di più se si ammala un lombardo, cioè un abitante della Lombardia, rispetto agli altri italiani. Sulla salute non si può fare politica, sostiene Angelo Ciocca, ma bisogna fare anche un ragionamento economico per il paese. I fattori che devono portare alla distribuzione del vaccino, quindi stiamo parlando del vaccino, che è argomento attuale, così come la settimana scorsa era argomento la messa di Natale, 2 settimane fa era sciare o non sciare, eccetera, eccetera, eccetera. Non è pensabile che la Lombardia, che ha il doppio degli abitanti del Lazio, possa ricevere meno vaccini, dichiara Angelo Ciocca. Poi bisogna valutare anche l'importanza economica del territorio. La Lombardia, chiude, è un dato di fatto, è il motore di tutto il paese. Angelo Ciocca, eurodeputato, quindi un deputato, un politico del Parlamento europeo. Ora, mi fa molto riflettere il fatto che generalmente, ultimamente, alcuni esponenti della Lega facciano affermazioni di questo tipo. Ora, dire che la Lombardia è il motore dell'Italia, è vero, la Lombardia è la regione più importante d'Italia sotto l'aspetto economico, ma questo motore è fatto camminare, se mi consentite, è fatto girare soprattutto da meridionali, da operai meridionali che insieme ai settentrionali lo fanno girare. Quindi questa è la prima correzione, la prima cazzata che dice il nostro Angelo Ciocca, ma la prima correzione che farei al deputato. La seconda è che, come dice lui, noi dovremmo vaccinare solamente chi produce reddito. Quindi chi produce reddito, secondo quello che dice lui, dovrebbe essere vaccinato. E allora i politici che notoriamente non fanno nulla, i vaccini non dovrebbero averlo? Quindi tu, deputato Ciocca, onorevole Ciocca, non dovresti riceverlo proprio per questo fatto. Ma lui ha fatto ancora un'altra dichiarazione molto forte che mi fa ricordare la proprietà transitiva della matematica. Ha dichiarato ad ottobre: oggi ci sono più malati in altri paesi perché sono più sporchi. Il popolo italiano è uno dei popoli più puliti e abbiamo pochi casi. Questa l'ha fatta a inizio ottobre, fine settembre, inizio ottobre, quando non era entrato ancora in vigore il DPCM, cioè il decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, il 26 ottobre, quando ci sono state le restrizioni, quando purtroppo, ahimè, è accaduto il secondo lockdown. Questa è la dichiarazione che ha fatto Ciocca. A questo punto io direi a Ciocca: ma che cosa vuoi dire? Quando è scoppiato quello che è scoppiato in Lombardia, ci sono stati casi in Lombardia. Che significa Lombardia e Veneto? Che erano più sporchi? Mi viene in mente il principio, la proprietà transitiva della matematica. Se Maurizio abita nella stessa città dove abita Gerardo e Gerardo abita nella stessa città dove abita Alberico, Maurizio abita nella stessa città di Alberico. Cioè sta dicendo Ciocca che se la Lombardia ha avuto più casi e se il Covid capita nei paesi sono più sporchi, la Lombardia è più sporca. E questa è una grande cazzata perché io conosco almeno un centinaio di lombardi, lombardi non meridionali emigrati in Lombardia, lombardi, lombardi di Milano, di Brescia, di Bergamo, di Sondrio, di Varese, di Como, di Mantova, di Piacenza, lombardi che stanno lì e che sono persone pulite e che profumano. L'iniziativa del rapper Fedez, secondo me, è un'iniziativa molto importante. Che cosa ha fatto? Ha creato un canale sociale e ha raccolto dei soldi. L'idea era di darli in donazione. Lui ha raccolto, per quando leggo dai giornali, dal Messaggero, circa 5.000 euro e poi, insieme a questi utenti con cui ha raccolto questi soldi, li ha distribuiti alle persone che ne avevano necessità. Di questi 5.000 euro sono stati dati a 5 categorie di persone: a un clochard, sarebbe un barbone, a un rider, i fattorini che vanno sulle moto, insomma, 5 categorie di persone hanno ricevuto questi 1.000 euro ciascuno. Chiaramente Fedez, come spesso capita a Fedez, la critica gliel'ho fatta pure io qualche pillola fa, ha ricevuto un sacco di critiche, ma quella che più mi ha colpito è quella di un suo, come dire, di un suo collega, uno scrittore, uno sceneggiatore, Fabio Volo. Fabio Volo è nato a Calcinate, Bergamo, il 23 giugno 1972, il 15 ottobre 89 è nato Fedez, beati tutti e due che sono così giovani. Ha detto Fabio Volo: la beneficenza non era qualcosa che si faceva in silenzio. Chiaramente questa dichiarazione di Volo è stata fatta in diretta su una radio, sembra Radio DJ, e dove la gente che ascolta Radio DJ sono milioni di persone. Mi sentiva molto forte. Fedez però qui ha mostrato la sua intelligenza e ha risposto. Visto che oggi mi ha giustamente criticato, quindi non sta parlando delle critiche che ci hanno mosso un sacco di persone, ma quelle che ci ha mosso Volo, perché probabilmente sono quelle che l'hanno colpito di più, dice: vorrei invitarlo a partecipare a questa iniziativa, a cui hanno aderito tantissimi suoi colleghi, a cui
cui ho contribuito personalmente donando 100.000 euro. Non dovrei dirlo questo, ma lo dico proprio perché sono attaccato direttamente. E chiude, dice, faccio questa cosa molto elegante e dico che io per prima ho cacciato 100.000 euro per fare questa cosa. Ora, quelle di Fabio Volo sono sempre lezioncine farcite di spocchia buonista. A volte, come dire, i benestanti, quelli che criticano, lo fanno anche per giustificare il fatto che mancano nel fare questa cosa. Il progetto di Fedez invece mi sembra un progetto veramente sano, un modo per raccogliere dei soldi in maniera anche, come dire, in maniera anche gratuita per aiutare il prossimo. Fabio Volo rappresenta come al solito quell'esempio di radical chic, ovvero di sinistra, come la chiamavano gli inglesi? La chiamano sinistra al caviale, ecco la definizione di radical chic in italiano. Spocchia buonista, come al solito Volo ci dà ancora dimostrazione di queste cose. E poi questo fatto che è accaduto nel Piemonte. Questo padre, ingegnere, quindi una persona qualificata, 75 anni, non stiamo parlando dell'ultimo arrivato, un signore distinto di 75 anni, ingegnere, che assolda un delinquente per maltrattare il figlio, per provocarlo, per fargli male, non dico per ucciderlo, ma lo assolda per fare questo qui. Un padre al figlio quarantenne. Anche il figlio è un, come dire, una persona nota in quella cittadina del Piemonte, nota perché fa il chirurgo, insomma una persona conosciuta così come è conosciuto il padre. Però il figlio lo viene a sapere dopo 2 anni, perché dopo 2 anni di, come dire, di attentati subiti, di piccole cose, magari di macchine rotte, di motociclette scassate, eccetera, eccetera, viene a sapere stesso dal delinquente che il mandante di questa cosa è il padre. Quindi qui partono le denunce, la procura da 2 anni al padre per questa attività. Insomma, succede questa cosa. Quello che mi colpisce è che dai verbali della procura, il padre è arrabbiato col figlio, quindi minaccia, no, più che minaccia, va avanti e lo fa, insomma, assolda questo delinquente per farlo picchiare, per farlo maltrattare, eccetera, perché è un omosessuale. Dai verbali si legge ricchione. Ecco, ritorna questo termine, ricchione. Faccio una piccola digressione. Ricchione deriva dal Veneto. Che cosa faceva il doge ai tempi della Repubblica della Serenissima di Venezia? Il doge a Venezia che cosa faceva? Faceva per dare soddisfazione ai carcerati, che erano nemici probabilmente della Serenissima di Venezia, questi carcerati li teneva, diciamo, sempre un po' su di giri, facendo scendere giù delle persone che poi si davano sessualmente ai carcerati, alle persone che stavano in carcere. Cosa faceva però il doge? Non faceva scendere una donna, ma scendeva un maschio, e in genere i carcerati che stavano lì sentivano che stava per arrivare questa persona, perché era munita di una sorta di orecchino abbastanza pesante, una sorta di campanello appesa all'orecchio, per cui quando camminava questa persona che si disponeva sessualmente per soddisfare i carcerati, faceva rumore, faceva un suono, per cui i carcerati lo sentivano. Perché il termine recion? Perché questa cosa che era attaccata all'orecchio era molto pesante e generava chiaramente una deformazione dell'orecchio e un ingrossamento dell'orecchio, quindi orecchione diventa recion. Allora, tornando al padre e al figlio in questa cosa, il vero padre non è chi ti dà la vita, ma chi ti fa sentire figlio. In questo fine 2020 diamo ancora qualche buona notizia sull'ambiente. Sapete che c'è un momento di queste pillole in cui mi piace parlare di ambiente bene, visto che le notizie che ci arrivano dai canali social, che ci arrivano dalle testate giornalistiche ambientali, magari climatiche, idrogeologiche, geologiche, geotecniche, sono sempre notizie negative. Ora, perché le notizie di questo tipo fanno notizia, le notizie tragiche chiaramente muovono emozioni alle persone e muovono anche i finanziamenti. Oggi parlo soprattutto di Catanzaro. Ho letto questa notizia. Catanzaro, siamo a Stalletì. Stalletì è una zona, Caminia mi pare che si chiama, Caminia di Stalletì, che è un comune in provincia di Catanzaro, 2400 abitanti, sul golfo di Squillace, un golfo abbastanza ampio, si guarda addirittura Crotone. C'è stato questo intervento, sono state sgomberate alcune villette, si dice che siano della Catanzaro Bene, e quindi sono state sgomberate, saranno rase al suolo, arriveranno presto le ruspe. Quindi una buona notizia, perché queste villette erano state costruite a poche decine di metri dal mare, insomma con una rovina del paesaggio proprio per la presenza di queste villette. Poi l'altra cosa che vi voglio far vedere è questo grafico. Vedete come si è ridotto il biossido di carbonio, NO2,
durante il periodo del Covid. Vedete, questa è l'immagine marzo-aprile 2019. Ho visto questa immagine su TGCom e l'ho voluta subito, come dire, stampare per farvela vedere. Marzo-aprile, vedete, c'è la pianura padana, che è la regione che produce di più, ed è chiaro che producendo di più, come ci diceva il nostro amico leghista Angelo Ciocca, è anche quella più inquinata, è quella che secondo lui doveva essere anche più vaccinata. Non so se questo è possibile. Comunque c'è questa pianura padana, vedete, la zona molto scura è la zona intorno a Milano, Bergamo, Brescia, Varese. Qui c'è il Piemonte, quindi c'è Torino, diciamo la parte nord sicuramente dell'Emilia-Romagna molto inquinata. Al sud abbiamo solo due puntini rossi, la zona intorno a Napoli, la zona intorno a Roma. Non c'è nient'altro. Questa al nord sotto la scritta è Parigi, diciamo inquinata un poco come la zona milanese. Questa è la parte nord dell'Africa, si vede Tunisi che ha anche il suo grado di inquinamento. Ma a parte questo, guardate la stessa immagine di per quanto attiene al particolato NO2 presente nell'atmosfera, quindi nell'aria di queste zone, come è diminuito? Addirittura si parla di meno 60%, meno 47% a Milano, meno 48% a Roma. In Europa addirittura si è parlato di meno 60%, quindi ci sono città, province in cui si è ridotto ancora di più. Di questo però si è parlato poco. In genere questo NO2 viene fuori dall'attività, come dal traffico veicolare, viene fuori dall'attività industriale, viene fuori anche dal riscaldamento delle case. Una riduzione direi molto molto efficace. Altra cosa che vi voglio far vedere è quest'altra immagine che fa vedere invece come si è ridotto l'anidride carbonica. Dell'anidride carbonica spesso si parla male, anche se vi ho presentato due studiosi, il Schellenberger e Molion, brasiliano il secondo, il primo europeo, e vi ho fatto vedere come ambedue dimostravano che l'aumento di anidride carbonica non necessariamente poi coincideva con un aumento della temperatura e con tutte le problematiche che vengono sottolineate dagli ambientalisti. Guardate qui, 1° gennaio, 1° febbraio, 1° marzo, quindi abbiamo sulle ascisse tutti i primi giorni del mese, dal 1° gennaio al 1° luglio, che sta nella parte finale. Ora, la nostra epidemia è iniziata, diciamo, tra 1° febbraio e 1° marzo. Vedete come questa curva globale, che è la sommatoria un poco del contributo di CO2 nell'atmosfera di tutti i paesi, si sia ridotta. Lì al 1° febbraio era 7%, quindi già all'inizio dell'anno la CO2, prima che ci fosse il Covid, quindi prima che ci fosse il lockdown, le chiusure, già stava diminuendo di per sé, quindi già da sola stava diminuendo. Questo 7% è arrivato al 12% il 1° marzo, ci sono state le prime chiusure, e addirittura è scesa al 19% il 1° aprile, quando le chiusure sono state molto più marcate. Parlo del periodo di marzo. Vedete, 1° aprile, 1° maggio, 19, 15, 9%. Al 1° luglio questo valore si è attestato al 9%, non è tornato sui valori di prima. Quindi due cose: il Covid e le chiusure, le restrizioni, il cosiddetto lockdown ha diminuito già di per sé queste cose, ma erano valori che già stavano scendendo. L'unico paese che si è mantenuto al di sopra dello zero, quindi con valori positivi, a parte gli Stati Uniti nella parte iniziale, è stata la Cina. Quindi attenzione a questo paese che dopo il periodo di lockdown, il periodo di Shanghai, di Wuhan, ha continuato a inquinare, vedete, dal 1° aprile, ma tutti gli altri paesi europei, la linea verde, questa dell'Europa, sono sempre al di sotto dello zero, quindi non ci sono stati aumenti se non decrementi della CO2. Il valore globale è diminuito addirittura del 19%, mediamente intorno al 9-12%. L'unico paese che non ha decrementato questa cosa è la Cina, ed è un paese a cui dobbiamo fare molto attenzione, perché stiamo parlando sempre di 1 miliardo e 100 milioni, 1 miliardo e 200 milioni di abitanti. Questo volevo farvi vedere e chiudere dicendovi che molto spesso l'emergenza ambientale non è solo il frutto di, come dire, la conseguenza dell'azione di pochi dittatori, della spocchia di pochi dittatori che hanno un loro profitto. A volte il consenso a questi dittatori viene dato anche da anche la conseguenza di un plebiscito, di una massa che ne dà il consenso, e questo, questa massa è appunto il popolo. Anche noi del popolo dovremmo stare molto molto attenti. L'ambiente. Chiudo con la musica. Con la musica questa settimana vi voglio ricordare tre artisti, quindi non tre gruppi, ma tre artisti. Il primo di origine greca è George Michael vende 110 milioni di dischi. Il 26 dicembre fanno 4 anni che ci ha lasciato, prima come Wham, poi come cantante solista. Ci ha lasciato anche l'iconica Last Christmas, che insieme a All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey rappresenta un po' le canzoni iconiche del Natale. Keith Richards, che ha compiuto 77 anni il 18 dicembre, ha venduto 250 milioni di dischi, un poco da solista, ma soprattutto con i 35 dischi in studio dei Rolling Stones. E vi voglio ricordare anche gli 80 anni di un progressista del rock, di un, in senso buono, anche un dittatore del rock, che è stato e che è ancora per le generazioni presenti, Frank Zappa.
zappa, ascoltate la musica perché la musica ci fa innamorare, ci fa tornare a quel discorso dell'amore che vi ho detto prima. Oramai è notizia che a fine dicembre, probabilmente il 28, arriveranno queste 4.300.000, 400.000 dosi di vaccino, 1.800.000 nel 2005 e 2.500.000 in 2 prossimi mesi, che dovrebbero soddisfare una prima esigenza italiana. Come sono distribuiti questi vaccini? Lo si sa, perché 305.000, 306.000 flaconi, diciamo, andranno per la Lombardia, 183.000 per l'Emilia-Romagna, 180.000 per il Lazio, 136.000 per la Campania. La suddivisione chiaramente non è fatta in termini di popolazione, perché il Lazio e la Campania hanno il 60% della popolazione lombarda, 10 milioni dovrebbero avere il 60% dei vaccini, invece ce ne hanno la metà o molti di meno. 136.000 contro 306.000, quindi la suddivisione non è fatta in questo senso, non è fatta neanche in base al reddito, come ci diceva il nostro eurodeputato Angelo Ciocca. Sarà fatta probabilmente in relazione al numero dei medici che insistono sulle varie regioni, quindi tenendo conto di criteri differenti. Però io mi sono fatto un ragionamento, come dice Rezza, Rezza è il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute. Per arrivare all'immunità di gregge occorrerebbero 40, almeno 40 su 60 milioni di persone vaccinate, cioè il 66%, cioè 2 persone su 3. Noi dovremmo vaccinare 2 persone su 3 all'interno di un certo intervallo di tempo, arrivare a quella che è l'immunità di gregge. L'immunità di gregge è un concetto che, detto terra terra, ci consentirebbe di stare un poco più tranquilli. Per arrivare a fare questo, chiaramente un vaccino deve essere dato in una seconda dose, c'è cioè un richiamo, quindi 40 milioni di persone, 80 milioni di vaccini. Supponiamo che noi iniziamo, io mi sono fatto un calcolo, faccio l'ingegnere, quindi la matematica, e mi sono fatto un calcolo, 80 milioni di dosi fatte nell'arco di 365 giorni. Supponiamo che cominciamo a vaccinare il 1º gennaio 2021. 80 milioni di dosi nell'arco di 365 giorni, supponendo che lavoriamo anche i giorni festivi, lavoriamo anche il sabato e la domenica, 80 milioni diviso 365 fa 219.178 vaccini al giorno, quindi 219.178 persone che sono vaccinate ogni giorno, 219.178. Detto che a vaccinare Maurizio magari ci vuole un infermiere e un medico, detto che un infermiere e un medico vaccinino 10 persone al giorno, noi dobbiamo avere circa 22.000 coppie, vaccini, 22.000 coppie di medici e infermieri che eseguono questa siringa, questo vaccino ogni giorno alle persone. A me sembra che tutto questo discorso non si possa fare in 12 mesi. Vaccinare 220.000 persone circa al giorno, tutti i giorni, anche i giorni feriali, anche i giorni festivi, mi sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra, anche perché poi l'influenza che è magari diversa sotto certi aspetti caratteristici della malattia dalle altre, ma la storia ci insegna che tutte le epidemie, tutte le pandemie nel giro di 18-24 mesi sono scomparse. Probabilmente noi continueremo a fare il vaccino per 2, 3, 4 anni, non per un anno nel 2021, quando questo non servirà più. E anche San Marino, la Repubblica Serenissima di San Marino, riceverà il vaccino come tutti i paesi europei e comincerà, come ha detto la von der Leyen, a fine dicembre. Ma che cosa ha fatto il governo? Non il termine preciso per parlare della Repubblica Serenissima non è governo, c'è un altro termine più preciso che non mi viene in mente, ma hanno deciso di fare così. Chi non si vorrà vaccinare, perché il vaccino chiaramente è nella libertà della persona, chi non vorrà farlo, ma si dovesse beccare il virus, sarà costretto poi a pagarsi le spese da solo. Quindi, prima che arrivi il vaccino, la Serenissima era un titolo onorifico che venne dato per la prima volta a Venezia, sceglie di non fare il vaccino. Già prima che arrivi questo vaccino c'è la sanzione. In questo caso a San Marino, 35.000 abitanti, abbiamo già la sanzione prima che arrivi il vaccino. E questa è una cosa che mi fa pensare. Il Veneto e il Covid. Purtroppo, vedete, il Veneto continuano a crescere i casi. Solo il 16 dicembre ci sono stati 165 morti. I casi variano da 3.500, 3.600 ogni giorno. E purtroppo il governatore Zaia è riuscito sempre a fare qualche furbata e non andare oltre la zona arancione. Come si dice spesso, la politica prevarica la salute. Questo è, poveri, poveri Veneto. E questo modello Svezia.
Già la settimana scorsa vi parlai del modello Svezia, cioè del fatto che l'Italia parla spesso della Svezia come un modello in termini di Covid, perché non si sono chiuse le fabbriche, perché non si sono persi i lavori, perché non si è ammalata gente. E poi vi dimostrai che il Corriere della Sera apriva in tutta pagina facendo vedere che il 99% delle rianimazioni, delle terapie intensive erano completamente occupate da persone ammalate di questa infezione. Se ne è accorto anche il re Carlo XIV, che ha detto la strategia antipandemia del nostro governo ha fallito. Intanto però l'Azzolina ha dichiarato l'apertura delle scuole il 7 gennaio. A me pare un rifiuto paranoide, ancora una volta, della realtà. Nessuno si sta rendendo conto. Ma chi è che lo fa questo lockdown? Allora, come possiamo essere sopraffatti dallo stupore? Come possiamo ridere a crepapelle? Come possiamo far delirare il cuore e non il cervello? Cioè, come possiamo abbandonarci all'amore e vedere saziare la nostra fame, la nostra sete? Come? Le notizie che appaiono in queste ore sono notizie di questo tipo, anche quando si parla di intrattenimento. Per esempio, ho trovato questa: Diletta Leotta gira per Milano senza mascherina. Diletta Leotta è una, come la potremmo definire? Una. Non un'intrattenitrice, neanche una showgirl. Comunque qualcuna è un personaggio che fa la cronaca del calcio, parla del calcio, del mondo del calcio, dei giocatori, delle società, e gira per Milano senza mascherina, ma non sta facendo shopping, probabilmente nell'esercizio delle sue funzioni di giornalista, non so neanche se il sostantivo giornalista è adatto per lei, nell'esercizio delle sue funzioni a Milano, ma senza mascherina, e dopo aver viaggiato, ci sono i filmati, ci sono i video che parlano di queste cose, continua a camminare per le strade di Milano e sale in una macchina, ma ancora senza mascherina, cioè entra in una macchina dove ci sono altre persone senza mascherina. Allora dico, ci sono i filmati, ci sono i video, ci sono le foto. Io ho trovato queste sulla stampa, sul sito online della stampa, e stanno quelle sul Messaggero. Ho visto che ci sta il Fatto Quotidiano, il TGCom. Applichiamo una multa, diamo una sanzione a questa persona per questo suo modo di esibire il fatto che è un personaggio pubblico. La gente la imiterebbe. Se diamo una sanzione, evitiamo che le persone la possano imitare. Allora è difficile trovare, come dire, trovare l'amore quando non riusciamo a trovare neanche il segno sullo scotch, come scriveva un mio amico. Anche la metropolitana di Milano. Milano, capitale del nord, capitale mitteleuropea, capitale dell'Italia del nord e della Lombardia, di questa Lombardia che lavora, perché così, come ci soffermava anche, come ci faceva notare anche Angelo Ciocca, l'eurodeputato della Lega di cui ho parlato prima, fermata Loreto di Milano, quindi siamo nella piazzale Loreto, una zona delle zone centrali di Milano, e la metropolitana chiusa per assembramento, presa d'assalto dalle persone che rompono i tornelli, oltrepassano, la scavalcano, sulle foto sui social, la scavalcano. Feltri ha detto che erano sicuramente meridionali, dal modo, Vittorio Feltri, il famoso direttore che spesso parla contro i meridionali, ha detto che erano i meridionali perché dalla forza in cui sono stati rotti i tornelli e dall'efficacia con cui hanno scavalcato le recinzioni per chiudere la fermata della metropolitana. Chi lo fa il lockdown? Chi lo sta facendo il lockdown? Le restrizioni, chi le sta facendo? Se non le fa la Lombardia, chi le fa? Anche queste regole, questi divieti per Natale, prima una cosa, per Capodanno, prima una cosa, poi un'altra. Se facessero i tamponi al cervello dei nostri rappresentanti, uscirebbero, ahimè, tutti negativi. E sono i nostri rappresentanti. Poi ho visto che ci sta il lockdown in Austria, anche nei paesi attorno all'Italia. Lockdown completo in Austria, ma le piste da sci sono aperte. Mi sfugge qualcosa. Intanto però Cortina, che è una delle capitali italiane dello sci, gioisce perché gli hotel sono stati presi d'assalto e le gente è arrivata nelle seconde case. Ribadisco, dov'è l'amore in queste cose? Chi lo sta facendo? Chi lo sta facendo il lockdown? Chi è sottoposto a restrizioni? Accendo la televisione, una di queste sere che mi voglio rilassare, e un automassaggio ai piedi e alle mani. Luce che non c'è, sto al buio, sto rilassato, sono le 10:30 di sera, 11:20, vedo il LED della televisione rosso e magari per qualche ricordo arcaico decido di accendere la televisione. È un gesto che non faccio mai, veramente la televisione la vedo molto poco. Accendo la televisione, tutto si illumina improvvisamente, continuo ad automassaggiarmi i piedi e le mani e compare sullo schermo Robert Redford che parla con Morgan Freeman in quel famoso film del 2005 dove c'è anche Jennifer Lopez, quello con l'orso. Caspita, Morgan Freeman, Robert Redford, mi innamoro del film che già conosco a memoria e comincio a vederlo.
50 minuti, sono quasi le 11, devo andare a dormire, non ce la faccio, sono uno che dorme presto, 50 minuti resto attaccato alla televisione, ma questi 50 minuti sono intervallati da tre momenti di pubblicità, ognuno di 7 minuti. Che senso ha pagare? Che senso ha pagare per non essere visti? Allora la vita, cari amici, cari amiche, è come una fotografia. Bisogna avere i negativi per svilupparli. Tornate all'amore, è l'unica cosa che ci resta per tappare i buchi della fame e della sete che abbiamo. Come disse Gesù, non si vive di solo pane.